Welcome to the invitation. Benvenuto all'invito. Today we are oggi here to siamo qui per scoprire il vero sé, il nostro essere, la realtà secondo la visione profonda ed esperienza vissuta dai grandi saggi e veggenti di tutti i tempi. Per grazia dell'invito faremo anche noi esperienza diretta del fatto che esiste solo il sé con cui noi tutti siamo una cosa sola. Se aspiri a scoprire il sé e provi un forte impulso a liberarti, questo invito va per te. La grazia ha instillato nel tuo animo questo profondo desiderio, permettendoti di giungere a questa comprensione senza ulteriori ritardi. L'invito funziona, funziona, funziona. Ieri, oggi, domani e sempre. Iniziamo. Tu dici, voglio conoscere la verità, così com'è realmente. Ti prego, aiutami. Voglio sapere chi sono veramente ed esserlo. Essere quello che sono davvero, non l'ego, né i miei condizionamenti. Non voglio perdere altro tempo. Voglio farla finita con tutto ciò che è falso. La mia vita, vissuta con la convinzione di essere una persona, mi sembra molto limitata e superficiale. Non va poi così tanto bene. Voglio conoscere Dio ed essere in armonia con Lui, con la verità. Aspiro a risvegliarmi ora e a prendere definitivamente consapevolezza di quella perfezione immutabile a cui alludi quando parli e che io stesso vedo in te. Puoi aiutarmi? Io ti invito dallo spazio dell'essere. Entra, entra. Ma prima togliti le scarpe e lasciale fuori. Un'altra cosa. Lascia fuori anche la mente, perché ti sarà solo d'impaccio nel trovare quel che più desideri. Ma come faccio a lasciare fuori la mente? Ti chiedi. Lasciare fuori la mente vuol dire semplicemente mettere da parte tutte le tue idee. Metti da parte l'idea che hai di te stesso. Lascia perdere tutto quello che pensi di sapere su di te e sulla vita. Ti chiedo di farlo solo per la breve durata di questa serie di indicazioni. Ignora tutti i pensieri che riguardano il passato, tutti i ricordi che riportano la mente al passato. Non lasciarti sfiorare dalle preoccupazioni per il futuro, perché nessuno ha mai realmente vissuto il futuro che si era immaginato. E metti da parte anche tutte le interpretazioni del presente. Lo dico perché adesso non abbiamo alcun bisogno di far riferimento a tutte queste cose. Non sono rilevanti nella ricerca della libertà, anzi, sono spesso d'intralcio. Quindi, per ora, lascia da parte tutto questo. Sii totalmente vuoto e libero. Puoi accettarlo? Non restare aggrappato neanche ai sogni o ai desideri, come ad esempio al mondo ideale dove vorresti vivere
o alla persona che vorreste diventare, perché sono tutte cose basate sull'immaginazione e sui condizionamenti. Hanno qualcosa di vero? Forse. Ma ora ti chiedo di prenderne distanza e lasciarti tutto alle spalle. Fidati. Proseguendo, lascia fuori anche il senso dell'io personale, cioè chi hai creduto di essere finora. Adesso che andiamo più in profondità, di tanto in tanto potrebbe emergere un po' di paura o una certa opposizione. C'è da aspettarselo. Quindi non lasciarti prendere dal panico, non sviare da queste indicazioni e non distrarti. È importante mollare tutti i pensieri. Resta vuoto, nient'altro. Capirai presto il perché. Quando avremo finito, potrai tornare a identificarti con la tua persona e col suo mondo, se vuoi. Li ritroverai ad aspettarti là dove li hai lasciati, ma solo se li vorrai recuperare. Altrimenti ti accorgerai che erano fatti solo di pensieri a cui davi credito. Proseguiamo. Non devi creare, immaginare o visualizzare nulla. Per cui non preoccuparti, non puoi sbagliare. Non ti chiedo di fare assolutamente niente. Al contrario, scoprirai che ignorare tutto è una cosa semplice e naturale. Per ora, lascia da parte persino il desiderio dell'illuminazione. Fidati, non lasciarti coinvolgere dalla mente. Rimani semplicemente così come sei. Non è un sollievo? Adesso che entri, sei vuoto. Ottimo. Benvenuto. Resta vuoto. A zero. Non tornare indietro e non andare avanti. Non accogliere nuovi concetti o idee. Ora voglio che tu ne faccia davvero esperienza. Riconosci questo luogo spontaneo. In questo istante sei nel cuore. Sei proprio il cuore. Semplicemente dimora dentro quel che resta da sé. Rimani ciò che resta. Questo è il tuo stato naturale. Non c'è nulla da fare o disfare. Qui non ci sono concetti. Non c'è il tempo. Il passato, il futuro e neppure l'adesso. Non c'è nulla da conservare, da paragonare o da attendere. Sei oltre la forma, indefinibile, eppure sei assolutamente qui. Resta in silenzio. Senza fretta. Dai spazio a questa scoperta. Ora, in questo spazio sconfinato, nota come tu non stia facendo alcuno sforzo per essere te stesso. Ogni pensiero, sentimento o sensazione è come una nuvola passeggera.
Tu sei come il cielo, vasto e immutabile. Nota lo spazio illimitato della consapevolezza senza forma, soltanto il senso dell'essere nella sua essenza, naturale, silenzioso e vuoto. Non è nulla in particolare, è solo ciò che è. Ciò che era e ciò che potrebbe essere si sono allontanati senza lasciar traccia. Nota che non sei in attesa. Nota anche che la tua mente è lucida, non in qualche stato immaginario. Rimane solo lo spazio della consapevolezza senza forma. Sei consapevole di te stesso, in modo naturale. La percezione accade spontaneamente e senza alcuno sforzo. Non stai creando né accumulando nulla. Sei immacolato. Adesso forse la mente ti dice: che noia, non c'è niente di niente qui, a che serve? Non stiamo andando da nessuna parte, sono solo parole. Va bene, a livello intellettuale capisco tutto, ma non mi aiuta affatto. È di vitale importanza non farsi risucchiare nella ragnatela della mente, non fidarti della mente, non crederle e non farti coinvolgere. Non lasciarti scoraggiare né distrarre. La mente non cerca altro che di convincerti con l'inganno a ritornare nella sfera personale, in modo da lasciarti ignaro del tuo stato autentico e del tuo vero potere, del fatto che tu sei la consapevolezza mai nata. Con questi trucchi la mente sta cercando di riaffermare la sua esistenza. Renditi conto che la mente ingannatrice può aggredire soltanto l'idea che hai di te stesso e non il tuo vero sé, perché quello è fuori dalla sua portata. Tu sei l'intelligenza senza forma in cui tutto appare, il sé che rimane inalterato e puro. Senti cosa significa semplicemente essere. Tu sei esistenza spontanea. Per essere non devi seguire delle istruzioni. Non è che in futuro sarai o diventerai. Nel momento in cui scopri che sei l'esistenza spontanea, non resta nulla da costruire o da cambiare, nulla da aggiungere. Sei già completo così, nel tuo essere. Non sta forse diventando sempre più ovvio? Sii un tutt'uno con questa certezza. Al momento ti trovi nello spazio naturale, che è privo di ego e libero. Prenditi un po' di tempo per convalidare l'esperienza che hai fatto finora, per digerirla e assimilarla. Now that you are here,
Ora che ti trovi nello spazio dell'essere, vorrei farti alcune domande, semplici ma importanti. Ogni singola domanda ti aiuta a fare esperienza diretta del tuo sé autentico. Il loro scopo non è spingerti a pensare o a imparare, ma piuttosto a scoprire e svelare la verità ultima. Nota anche come la contemplazione di ogni domanda accade all'interno della consapevolezza pura e immutabile, dello spazio sconfinato dell'essenza dell'essere. Le risposte devono scorgere dalla tua intuizione ed esperienza diretta. Devono venire dritte dal cuore. Rilassati. Ascolta con tutto te stesso. Presta la massima attenzione per non perderti neanche una parola. Ecco le mie domande. Questo spazio che è spontaneamente presente, che chiamo essenza dell'essere o ciò che è, seppure indefinibile, è assolutamente vivo, non è vero? È come un'immensità inafferrabile e intelligente. Ne sei consapevole? L'essenza dell'essere è forse un oggetto? È una sensazione? Ti sembra qualcosa di estraneo o di poco familiare? Esistono limiti o confini oltre i quali non esiste? Stay focused. Rimani concentrato. Does it have an image? Ha forse una forma, un aspetto? Può ad esempio essere fotografata o in qualche modo catturata? Può provare desideri, attaccamenti o paure o esserne turbata? Può appartenere o essere di proprietà di una persona, una religione, una filosofia o una dottrina? Remain alert. Rimani vigile. Does it perform action? Può compiere azioni? La consapevolezza in se stessa può forse pensare o meditare? Can it become emotional? Può lasciarsi sopraffare dalle emozioni? Can isness? L'essenza dell'essere può essere depressa, confusa o arrabbiata? How about jealous? O può essere gelosa, insicura o sentirsi respinta?
L'essenza dell'essere dipende dal fatto che si creda alla sua esistenza? È qualcosa di immaginario? Can it become sick? Si può ammalare? Or can it suffer? Può soffrire? O causare sofferenza? Can it be for? Può essere favorevole o contraria a qualcosa o qualcuno? Please stay alert. Mi raccomando, mantieni la concentrazione. Does the isness have needs? L'essenza dell'essere ha delle necessità? O le può mancare qualcosa? Can isness si può distrarre ciò che è? Can it have problems? Può avere problemi? Can it be influenced? Può in alcun modo essere influenzato o manipolato? Can it be bound? Può essere vincolato o liberato? All is flowing well. Stiamo procedendo molto bene. Continua a seguirmi. Is there time or nell'essenza dell'essere c'è forse il tempo o esistono delle stagioni? Now, from this ora, da dove ti trovi, rispondi. L'essenza dell'essere è nata? Does it have a beginning? Ha avuto un inizio? Can it die? Può morire? Again. Ripeto. Was isness born? L'essenza dell'essere è nata? Does it have a beginning? Ha avuto un inizio? Can isness die? L'essenza dell'essere può morire? Please be clear about this. La risposta ti deve essere chiara. You are discovering the isness. In questo momento stai scoprendo l'essenza dell'essere. Ma dove è stata finora? Can it leave or fade? Può andarsene o svanire? If it can leave, e where could it go? Dove mai potrebbe andare? Is there a place where esiste forse un luogo dove l'essenza non esiste? Is isness personal? L'essenza dell'essere è un qualcosa di personale? If it is not a person, se non è una persona né un oggetto percepibile, come si fa a riconoscerla?
can the mind function? La mente può funzionare al di fuori di ciò che è? Can there be an outside? Può forse esistere qualcosa al di fuori dell'essenza o della consapevolezza? Can the recognition of isness? Il riconoscimento dell'essenza dell'essere può aver luogo al di fuori dell'essenza dell'essere o separatamente da essa? Finally, infine, is there any distance? C'è distanza tra te o il luogo in cui ti trovi e ciò che è? Again, ripeto, is there any distance? C'è distanza tra te o il luogo in cui ti trovi e ciò che è? If there is no distance or separation, non c'è distanza o separazione tra te e la consapevolezza, ossia tra te e l'essenza dell'essere, allora tutte le risposte che hai dato devono per forza riferirsi a te e devono emergere direttamente da ciò che è, ossia dal tuo vero sé. È una scoperta troppo grande perché tu la possa accettare? E se così fosse, chi saresti tu che devi accettarla? Il riconoscimento dell'essenza dell'essere ha ovviamente un carattere non fenomenico. Ossia, avviene a un livello intangibile e invisibile, poiché in che altro modo si potrebbe riconoscere ciò che non ha forma? Non può essere nient'altro che l'essenza a riconoscere l'essenza. Quindi, ciò che è e ciò che sei devono irrefutabilmente essere un tutt'uno. La mente potrà pure cercare di metterlo in dubbio, ma è troppo tardi. Sei già dentro. Sei già qui. Radicati in questa certezza. Ti è stato presentato il tuo puro essere. Ammetti che qui non sei in visita. Sei mai stato più calmo, appagato e completo di adesso? Questa è la tua vera casa. Questo è il tuo vero sé. Abituati a rimanere tutt'uno con l'essenza dell'essere, ad essere l'essenza. Portali tutta la tua attenzione. Stabilisciti in essa. Riconoscila. Amala. Godine. Sì, questa essenza. Gradualmente, anche questi sforzi iniziali scompariranno, lasciando risplendere l'ovvia verità che si rivela essere pura consapevolezza, l'unico sé autentico. Goditi la tua libertà. Enjoy
Goditi il sé. Timeless love. Eterno amore. Muji. Muji. Ekunkar Satnam Karta Purakh Arjuni Se Bhang Parsad Namaste, welcome. Namaste e benvenuti a tutti al Satsang di Rishikesh oggi. Benvenuti anche naturalmente coloro che si uniscono online oggi. Benvenuti, benvenuti tutti. Tu, grazie.
Namaste, Mochi. Namaste. Mugi, attraverso le tue indicazioni, con la tua grazia e con l'invito, riesco a realizzare che quello che cerco è ciò che già sono. E la bellezza di realizzare che sono attraverso l'invito che mi attraversa e mi porta lentamente nel cuore del sapere, del capire, c'è comunque ancora una tragedia. La tragedia è che ancora non sento di realizzare chi sono, di rendermi conto di chi sono. Ci sono due cose. Quello di cui parli è la realizzazione che sei quello. Non solo chi sei, è più un cosa sei o un chi sei. Malgrado questo, e contemporaneamente anche possiamo dire, c'è un sentimento opposto, cioè potresti ridire esattamente quello che hai detto? Che ti senti ancora, la forza del dubbio e della personalità. C'è ancora questa identificazione che viene da uno spazio personale che vuole dire sono questo. È una buona cosa perché nel riconoscimento che avviene, alzate la mano se sentite, in questo riconoscimento del fatto che ciò che veramente è esiste sempre e non cambia mai, avviene un riconoscimento che quello è ciò che è. E deve essere la verità fondamentale di ciò che sono. Non è qualcosa che automaticamente ha spento il gioco dell'identità. E parleremo un po' di questo. Perché, come ho già detto, c'è il regno dinamico in cui la coscienza fa il ruolo della persona, gioca come una persona che scopre questo, che scopre quello, che va e viene, che ha delle relazioni. Tutto questo perdura. Tutta la tua vita in questo corpo, per non parlare dei corpi delle incarnazioni passate, c'è stato un condizionamento sempre che io sono questo corpo, io sono questa persona, sono la somma, la totalità di condizionamenti delle cose in cui credo, per esempio che sono un corpo, sono soltanto un uomo, sono maschile, e tutte queste cose che abbiamo ricevuto, imbibito, contribuisce a convincerci che siamo questa persona che vive in questo corpo. Lo dico perché c'è la credenza molto forte che quando avrò capito, realizzato chi sono, tutto questo svanirà e in alcuni esseri possiamo dire questa realizzazione, questo viene sentita, vissuta quando lasciano che l'invito
sfiorisca veramente nel loro cuore e sentono che potrebbe spazzar via il grande sogno di quello che sono per molto tempo, forse per sempre. E in molti casi la potenza, la forza, la virulenza del credere nella persona è portato via per un certo tempo e si può fare l'esperienza che io sono, ma non in quanto persona, non in modo personale, non sono nemmeno il testimone. Questo può avvenire, è raro però. Per molti l'esperienza sarà che qui siamo oltre le preoccupazioni che riguardano la persona, le cose che vanno e vengono, il fatto di cercare di sistemare le cose. Tutto questo comincerà a diminuire all'interno del riconoscere potentemente chi siamo. Malgrado ciò, insieme a questo riconoscere, si reinfila lentamente il riflesso condizionato che siamo la persona. Qualcosa continua a ricordarti che sei la persona. Allora, puoi essere entrambe le cose? Sì. Per un certo tempo avrai l'impressione che la forza del condizionamento, l'impeto del condizionamento, continua a riportare in vita il senso dell'io. Ma sarà cambiato qualcosa, perché il convincimento sarà molto meno potente, sarà più il fatto di sentirsi prigionieri, presi in trappola, piuttosto che sono quello. E la mente tornerà anche con più forza, come se qualche aspetto della nostra identità condizionata gridasse più forte, come se cercasse di martellarti dentro la convinzione e di tirar via il senso di quello che hai capito che sei. Ecco perché quando la gente vive un momento di riconoscimento molto forte, io dico sempre attenti perché arriva poi la tempesta. La mente si farà vedere in quanto nemico per ricordarti la persona, la tua persona, e lo farà con molta forza. Non preoccupartene però. Qui la cosa importante è che sei arrivata al riconoscimento del tuo sé personale, del tuo sé profondo. E ci vorrà un tempo perché tu ti possa stabilizzare nel radicamento di questo, di questa comprensione. Quindi ogni tanto sembrerà che la personalità ritorna e fa di tutto per ricordarti che sei una persona. Ma sappiate che non c'è mai stato un essere che si sia risvegliato alla verità di se stesso che non sia passato attraverso questa esperienza, una specie di rinculo causato dalla mente. Tutto quello che abbiamo imparato, assorbito attraverso la modalità della persona, viene su, in un certo senso possiamo dire che viene a galla per essere rilasciato, ma c'è una specie di riflesso che ricrea una relazione con quell'identità lì. E questo sarà abbastanza forte per alcune persone durante un certo tempo, non per tutti, ma tu resta con questo e riconosci che anche questo può essere visto. Non pensare che la forza di questa identità personale significhi che sia vera, no, viene con forza, ma l'ambito in cui ne viene visto, lo spazio in cui viene visto, non è aggressivo, continua ad essere stabile, ma quando pulsa l'energia della mente, la tua attenzione è all'abitudine di andare lì e in questa pulsazione, in questa vibrazione arriva il convincimento, sono la persona, ho tutti questi problemi. E però ti dico, continua comunque a cercare di riconoscere che questo è un gioco della mente che passerà. E lo scenario che c'è dietro, che è il sé, non passa. Allora stai con quello, non mollare, e vedrai che c'è una stabilizzazione, c'è una focalizzazione molto forte avviene dentro di te. Allora guadagnatela
riguadagnati il tuo essere vero. Non pensare, oh, ma io adesso ho visto, perché questo deve tornare ancora? E non dire nemmeno, ah, il mondo in cui sembro una persona è tutto non vero, è tutto illusorio. No, non avere questo atteggiamento è anche un sogno divino. Quello che voglio sottolineare è che devi scoprire pienamente la verità di te stesso che non muta. E quando la riconosci, il tuo vero essere, automaticamente benedirà tutti gli aspetti del tuo funzionamento nella dimensione dinamica. Non è che ti svegli direttamente alla tua vera natura e tutto quello che c'era prima svanisce. No, si indebolisce, perché la forza dell'identità personale che sostiene questo tipo di vita sta tornando ad essere assorbita nel cuore. Quindi giorno dopo giorno avrai più forza, cioè non tornerai così velocemente nell'identità personale, ma resterai in quanto coscienza che osserva, in quello spazio neutrale del sé. Capite quello che sto dicendo? Quindi potrà continuare per un po', ma per la prima volta potrai cominciare a sentirne la non realtà. Sul momento magari sei preso, ma poi ritorni ad una forma, ma quando ti risvegli al tuo vero sé, non vivi più in quanto forma, non hai più contorni, sei spazio infinita, è l'intelligenza alla fonte, è lo spirito dell'essere. Quindi c'è un gioco di dualità fra ciò che è stabile e ciò che è dinamico. Hai vissuto nell'identità dinamica molto a lungo, ma poco a poco vedi chi è il vero abitante della casa. Prima e per lungo tempo pensavi che fosse personale, invece vedi che in realtà è il senso io sono, che è coscienza presente. E questa è l'esperienza della vita dinamica nello stato di veglia. E poco a poco vedrai che perfino questo stato di presenza magnifico viene assorbito nell'infinito. E non c'è da aver paura, anzi, è la gioia più grande che si possa vivere. Non è un evento. Il sé non è un evento. Se c'è un evento, è il fatto di riconoscere la verità eterna. Ecco perché nell'invito, quando chiedo, state riconoscendo questo adesso, ma prima dov'era durante tutta la vostra vita precedente? La risposta travolgente è: c'era sempre, ma non ero consapevole. L'essenza stessa della realizzazione del sé è che è sempre presente, ma tu, l'idea attuale che hai di te stesso, non ne ha coscienza, perché hai il convincimento di essere la persona. E questa è la persona, è anche una forma di coscienza, ma è limitata e limitante. Vedrai a poco a poco, giorno dopo giorno, questo gioco, sempre meglio, arrivano le email, oh là là, qualcuno ha detto qualcosa e ti senti ferito, questo è molto diverso dallo stato in cui riconosci il sé, ma a poco ti accorgi, ma queste sono tutte ombre, sono nuvole che passano. Tu non passi, questa è la cosa importante, tu sei il testimone dell'arrivo e dell'andarsene delle sensazioni, questo traffico di pensieri, di sentimenti che sorgono, poi vengono ad attirare il senza forma in una forma, e la forma è praticamente sempre personale.
Ma la persona adesso ti dà una sensazione molto claustrofobica perché hai assaggiato l'infinito. È quella la tua atmosfera nuova. Essere rinchiuso di nuovo nella forma limitata della persona ti crea una resistenza, qualcosa in te resiste e nasce un desiderio, un'aspirazione, una sete di essere libero dalle limitazioni della persona. E questa sete ha la sua importanza, ha una grande importanza. La grazia nel suo flusso filtra via tutto ciò che non è vero e ci può voler del tempo. È un paradosso che ci voglia del tempo per svegliarsi a ciò che è oltre il tempo. Ci vuole tempo per realizzare completamente ciò che è senza tempo. Questa transizione in cui a volte ti sentirai completamente vuoto, completo, totalmente completo, completamente te stesso. E questo non vuol dire che sarai lì rigido, no, agirai in modo naturale, ma non sarai risucchiato nell'agire. Le attività non saranno più caotiche, anzi più affinate, sarai più presente in ciò che fai. Quindi l'idea che manderai via il mondo non è reale, che ti tirerai fuori, no, non è così. Vedrai che il mondo è l'aspetto dinamico dell'eterno. È l'espressione d'amore, di compassione, di comprensione è nel campo del Saguna Brahma, cioè nel campo diversificato, dinamico. Ma tu all'interno di questa funzionerai in quanto unità, in quanto armonia. Grazie infinite. Sì. Ad un certo punto, quello che potrebbe sembrare un ostacolo, cose negative, il tuo essere comincerà a trasformarle in grazia. Tutte queste cose diventeranno come un compost spirituale, come un concime spirituale. L'uomo saggio costruisce una casa con le pietre che i suoi nemici li tirano contro e vive felice in questa casa. Cioè le cose che un tempo sentivi come attacchi, perché è così difficile per me, esistevano, le sentivamo così solo perché avevamo ancora la credenza che eravamo la persona, ed è questo credere che viene attaccato. Quando hai il senso che tutto sorge nel vuoto, nella vacuità, e dentro questa vacuità sei perfettamente felice, quando questo si fa più forte in te, cresce in te, ti rendi conto che i cosiddetti ostacoli, che sembrano ostacoli, ne hai bisogno per affinare e rendere più forte la tua capacità di discernere. E tutto è lì per sostenere il tuo risveglio. Questo è straordinario. Grazie, ti amo così profondamente. Anch'io, con lo stesso amore. Allora. Ok, come. Tu vieni. Tu che hai alzato la mano. You choose. Scegliete voi. My beloved master. Maestro amatissimo. I'm so glad to be here. Sono così felice di essere qua. I want to talk about the storm you just. Vorrei parlare della tempesta a cui hai accennato. Perché l'ho vissuta, è stata una tempesta così forte. Non volevo avere più nessun contatto con te. Sì, questo fa parte del processo, colui che ti aiuta indicandoti la strada della libertà. Bene, quello
La persona cercherà di fartelo vedere come un nemico, perché allora sarai fritto. Ti ascoltavo ogni giorno, non volevo più ascoltarti. E dicevo, beh, mi cercherò un altro maestro. E ho aperto il mio computer e c'era un video. Tu sei quello che riguadagna il suo vero essere. E ascoltando ho sentito non andare via adesso, non ora. Ah no, non entrare nell'adesso, vai fino all'inizio, risali all'inizio. E io ti dicevo interiormente, non torno. E questo è andato avanti per un paio di settimane. Uscivo, andavo nel mio giardino, coltivavo i miei ortaggi. E poi ritornavo, riaccendevo il computer e rieccoti quando a dire non adesso, non andare adesso. E in quel momento ero lì. Lo sentivo, lo vivevo e qualcosa è caduto via. Ed ero libera nella mia casa a gioire. E poi mi sono detto no, allora devo veramente andare in India. Tutto sembrava andare molto liscio, ma quando sono salito sull'aereo da Amsterdam a Delhi e sono arrivata a Delhi, la gente mi si diceva non puoi salire a bordo perché non abbiamo il tuo nome, non sei nel computer, il tuo nome non è registrato. Ma io avevo la prova nel mio telefonino e gli ho mostrato. E mi volevano fermare, mi dicevano non puoi salire a bordo. Normalmente avrei cominciato a discutere, ma restavo in silenzio e la gente intorno a me parlava invece, interveniva. E io però restavo ferma. Poi tutti sono saliti a bordo, mi hanno guardato e mi hanno detto, sai che cosa? Adesso cercherò di nuovo il tuo nome. E lo hanno fatto e alla fine andava tutto bene, mi hanno addirittura messa in business class. Ero nella sala per la business class e quando sono scesa dall'aereo qualcuno aveva il mio nome, un cartello col mio nome, perché io volevo essere qui dal primo giorno. E mi hanno detto, ah, ti abbiamo deciso di metterti su un altro aereo, così puoi arrivare ancora prima. Così puoi arrivare dove vuoi arrivare ancora prima. Ma non so come loro sapessero che io volevo arrivare da qualche parte. Comunque sono arrivata, ed era tardi, sono arrivata al cancello, tardi per il satsang, e non volevano farmi entrare. E io ho detto, no, devo entrare. No, non puoi entrare, è tardi. È la fine del satsang e Mujib Baba sta finendo il suo discorso. E ho detto, ma devo essere lì dentro. E sono rimasta lì, molto calma. E chi era alla porta mi ha detto, ok, vado a vedere. È andato a chiedere ed è tornato a dirmi che potevo entrare. Sono molto felice, maestro, e ti amo così profondamente. Sono felice che tu abbia condiviso queste cose, perché molta gente vive cose del genere, delle difficoltà, delle prove che arrivano, e talvolta
a side of our nature come up in resistance, you know? Una parte della nostra natura viene su e si ribella, esiste, e perfino si può girare contro completamente. È come se spingessi un bottone e parti nella direzione sbagliata. E anche la gente comincia a trattarti male. Per te le cose hanno funzionato così? Hai passato questa prova e ne sei uscita? Non hai mollato, qualcosa ti ha aiutato, hai scelto ed è arrivata l'energia che ti ha portato. Forse invisibili sono venute ad aiutarti. A volte bisogna passare attraverso queste cose, non aspettatevi che tutto venga facile. E poi a un certo punto arriva quella forza, quell'energia che ti conferma sì, c'è qualcosa che si prende cura di te. E quando queste energie arrivano, perché sapete, prendere una forma umana, assumere una forma umana e vivere in questa casa con i sensi, con la mente, e la capacità di immaginare e l'attaccamento, non è facile vivere in questa casa senza attaccamento, senza che cresca l'attaccamento per questa casa. E quando trovi te stesso, cerchi te stesso, la mente ti dice: bene, adesso dovrai sacrificare tutto quello che ti piaceva, tutto quello di cui gioivi. Ma non è vero. E anche se ci sono dipendenze, non vi dirò: prima di entrare da me dovete mollare le vostre dipendenze e scioglierle. No, entrate nella mia casa e vediamo poi che succede. Perché entrando in questa casa sentirai che qualcosa dentro di te vuole tornare alla vera casa e che c'è un'energia dentro di te che ti aiuta a risvegliarti alla tua vera natura. E quando cominci a sentire questa forza, allora puoi cominciare ad affrontare quelle energie che sembrano volerti distrarre con violenza. Quindi sono felice che tu abbia condiviso questa esperienza, perché altri possono riconoscersi in queste storie. Tutti coloro che arrivano al satsang hanno avuto un momento in cui gli sembrava di odiarmi. Beh, forse non tutti, ma molti. Qualcosa dentro di te si batte perché vuole mantenerci nello stato della persona. Ma c'è l'energia anche, e anche al lavoro per elevarci e portarci a casa. Quindi sono forze contrarie, ma tutte sono Paramatman. Paramatman ha disegnato l'universo perché funzionasse così e che ci fosse l'aspirazione di tornare a casa. E arriva la grazia per darti l'incoraggiamento a fare la scelta più alta. Quindi grazie. Qualcuno laggiù vuole venire? Allora vieni e vediamo cosa hai da dire. Hello. So I've been really facing all these forces you talk about. Ho veramente dovuto affrontare tutte quelle forze di cui hai parlato. Still haven't overcome them. Ma le ho superate, le ho sconfitte. I need to. E ho veramente bisogno to overcome them. Di superarle. What it means to overcome. Che vuol dire sconfiggere, superare? Lui dice: ho vissuto
l'esperienza di queste forze che arrivano così. E credo che chiunque si metta in viaggio alla scoperta di se stesso dovrà affrontare queste cose, avrà queste sfide. Alcuni mollano, alcuni perseverano, alcuni mollano per un po' e poi ripartono. Ma tu hai detto, in realtà non so se fai un'affermazione o se stai chiedendo se devi sconfiggerle. Queste forze. Voglio vedere se adesso posso fare un passo che mi permetta di sconfiggerle. Ci sono due modi. Il modo tradizionale è come posso sconfiggere queste forze che sembrano così antiche dentro di me, così radicate. Ma vi indicherò qualcosa. Puoi cercare di sconfiggere con la tua idea attuale di quello che sei, che aiuta in realtà a nutrire queste stesse forze. L'idea che abbiamo di noi stessi, personale, è l'unica cosa che queste energie possono attaccare. Riescono a fare nell'intento quando ottengono che tu risponda in modo personale. Perché la persona è una forma di coscienza, è vero, ma è quella più debole, è l'aspetto più debole della coscienza. Quando diventi persona, queste forze sono in grado di minacciarti, di farti paura, ma non possono minacciare il tuo vero sé. Allora, cos'è più facile? Combatterle nello stato, nella modalità della persona, che appunto presta il fianco al loro attacco, oppure quando hai scoperto o stai scoprendo la verità di te stesso, che non possono attaccare. Io direi sarebbe meglio investire la tua energia nella scoperta di chi tu sei, perché chi tu sei lo sei già, non è qualcosa che devi creare, non è qualcosa che devi fare, è qualcosa che scoprirai. Quindi quando scopriamo la verità, non è che l'abbiamo creata. Se l'avessimo creata diremmo, sono fiero di averla creata, l'ho fatto io. Invece la scopri semplicemente. Cosa ti impedisce di scoprirla? Tu dici adesso, oggi voglio fare un passo, sono con te, voglio vedere oggi che cosa posso fare per andare oltre, per superare queste energie che mi richiamano indietro, che mi ritrascinano nella negatività. Allora, cosa succederà adesso? Io dico che quando arrivano queste forze, sorgono dentro di te, guarda gli effetti che hanno e se per caso non possono agire proprio perché sei diventato personale. Perché le percepisci come vere, come così forti? Parlano del mio corpo personale. Cioè, ti stai ammalando, non riuscirai a fare questo, se fai questo, eccetera, eccetera. Quindi è veramente connesso con l'idea che il tuo corpo potrà ammalarsi, potrà perfino morire, quindi lo perderai. Dimmi un po' come di questo. È un po' riguarda un po' i miei movimenti, il fatto che mi blocco, il fatto che resto prigioniero in un modo di agire. Ok, chi resta prigioniera? Rallentiamo. Non è il tuo vero sé che si blocca, che si impiglia, è la tua identità, è la tua immagine di te stesso, che l'immagine, l'idea che hai di te stesso che può impigliarsi. Non è reale, ma tu la sentirai come vera. L'idea che hai di te stesso nel momento attuale, chi pensi di essere, sarà l'interlocutore di queste energie e sarà da lì che parlano queste forze. Non te la stai cavando bene, eccetera, perché pensi di essere questa persona. È quella l'idea che hai di te stesso, di chi sei.
continuiamo a superare le nostre personalità, le nostre modalità, proviamo un modo, poi proviamo un altro. Niente della persona è stabile. Ok, dimmi qualcos'altro. Sì. Conosco solo la mia identità, mi muovo dalla mia identità, ma non conosco altro. Beh, prima cosa, conosci la tua identità, quindi non puoi essere la tua identità, né sei consapevole che c'è un'identità, sei consapevole del tuo corpo, sei consapevole dei tuoi sensi, non solo tu, questo vale per tutti. E perfino una zanzara è consapevole di esistere. Conosce, sa bene che il suono, che il suo ronzio non è se stesso, sa che produce un suono per darci fastidio, ma sa di non essere questo. Tu hai dei sentimenti, tu hai dei pensieri e puoi osservarli, puoi osservare come cambiano, puoi osservare che sorgono, che hanno una certa forza e poi puoi osservare anche che se ne vanno, quindi non puoi essere loro, perché se tu fossi loro, quando se ne vanno te ne saresti andato via anche tu. Ma dici, questi ora non ci sono più, quindi come possono essere te? Tu fai l'esperienza della loro presenza energeticamente, ma ne sei l'osservatore, questo è il punto. Non puoi essere fondamentalmente quello che stai guardando, quello che stai provando. Queste sono sensazioni, sono pensieri, emozioni, sentimenti, ricordi, tutte cose che arrivano come ondate. Vanno e vengono, è un po' come le nuvole, vanno e vengono, e tu non sei il testimone, l'osservatore. Questo è un'indicazione fondamentale. Tu stai osservando, qual è il problema? Però ti connetti quando arrivano, ti identifichi con loro, che questi sentimenti che continuano a vedere, a venire, ad affiorare, sembra che vengano per te, proprio per te personalmente, perché ogni volta che sono venute gli hai dato un servizio a 5 stelle, quindi sanno che di sicuro le tratterai bene e ti intratterai con loro, e perfino il te che è attaccato a loro lo puoi osservare. Se sei in grado di dare un po' d'attenzione al punto in cui questo diventa chiaro, allora lo spazio del tuo mondo diventerà molto più aperto e fai l'esperienza di questo cambiamento che ti porta dallo stato della persona a quello della presenza. La presenza è più capace di osservare. Quando do l'esempio dei due uccelli nell'albero, uno essendo l'attività dinamica, creare un nido, fare dei progetti per il futuro, ma su un altro ramo dello stesso albero c'è un uccello che sembra identico, ma non sta facendo niente, non costruisce niente, osserva e basta. Bene, questo secondo uccello in realtà è all'interno del primo uccello, cioè all'interno dell'attività dinamica stessa hai in te la capacità di osservare con distacco. Con distacco significa senza identità, semplicemente guardando. Ci vorrà un po' di tempo per veramente per stabilizzarti in questa comprensione, ma è così potente. E ci sono persone qui che stanno scoprendo questo, ed alcune lo hanno scoperto pienamente, che sono solo sensazioni, e queste sensazioni non sono più in grado di trascinarle via. Quindi anche quando sono qui non danno tanta importanza alle cose ai disturbi che vengono. Quando credi fortemente nella tua persona, allora la tua relazione con quelle forze senti sembra più appiccicosa. Più osservi invece con distacco, più ad un certo punto riesci a vedere che hai dato tante di quelle energie al traffico che va e viene. Sei occupato del traffico, hai raccontato il traffico, ma tu le stai osservando, questo traffico. Allora
Porta la tua attenzione sulla tua capacità di osservare e a poco diventerai naturalmente consapevole di dove si trovi il posto del testimone in te, il posto dell'osservatore. E quando ti accorgi del traffico, ti accorgi anche che una parte, qualcosa dentro di te non va e viene, qualcosa è stabile. Quando riesci a vederlo, il senso della personalità già sembra più distante. A volte di giorno c'è il sole, ma puoi vedere anche la luna contemporaneamente. Ma la luna non interessa a nessuno quando c'è il sole. E la luna non disturba nessuno in questo caso, nessuno si sente attratto dalla luna se c'è il sole. Allo stesso modo la mente lunare, la mente luna recede e la sua influenza diventa sempre più debole man mano che tu sei più consapevole di quello che sei in quanto energia che osserva, non sei più tanto infilato nel corpo come l'autore delle azioni, sei più quello che guarda e per via della spaziosità, della pace che compare quando sei meno coinvolto nel traffico e nello stato di personalità, questa pace, questo silenzio, questa gioia quieta che sorge in te, significa e indice che sei sempre più attratto da questo stato. Tu vuoi essere lì, perché ora che l'hai assaporato veramente, non sei più tanto attratto dallo stato vecchio, non ti piace più, ora lo vedi. E la gente comincia a dire... Non voglio più questa vecchia identità, non voglio più essere coinvolto lì dentro, anche se sembra che mi rimanga appiccicata, ma io non la voglio più. E questa è già un'evoluzione, è già una maturazione, perché un tempo non sapevi neanche che quella cosa non lavorava nel senso della tua libertà. Ora lo sai, ne sei consapevole e a partire da questo anche il luogo dell'osservazione che è diventato piacevole, gioioso per te, è diventato un silenzio che ti attrae in modo naturale. Quando sei nel luogo dell'osservazione semplice con distacco, sei già in un posto di gioia, un luogo di pace. Hai già passato il ponte che porta dalla morte alla vita, ma lo jnani, l'essere risvegliato, ad un certo punto si accorge che perfino quel luogo dove tu sei l'osservatore viene osservato e viene sentito come fenomenico anche questo. Non voglio parlare di questo troppo presto, perché la gente dice subito, se questo è solo uno stato transitorio, vuole arrivare a quello definitivo. No, perché è importante anche riconoscere e fare l'esperienza, vivere il luogo della presenza cosciente, consapevole, il luogo dell'io sono presenza. Essere veramente a tuo agio, sapendo che c'è tutto questo traffico, ma che è qualcosa che muta, perché tu non stai più vivendo nella modalità della persona. Allora, se tutto questo è un sogno, tu almeno lì sei sveglio nel tuo sogno. E non vai in giro dicendo alla gente è un sogno, è la tua presenza che irradia semplicemente un influsso spirituale che si diffonde agli altri anche senza che tu faccia niente in questo senso. Pochi sono quelli che possono incontrare un essere umano profondamente inquiete, profondamente in pace e felice, non per un attimo, ma felice nella sua natura, tranquillo, quieto, aperto, privo di paura. Per noi è diventato come una leggenda
Questo è un essere leggendario, ma tutti hanno questa completezza dentro di loro. La realizzazione del sé è solo il risveglio a quello che tu sei sempre stato. Diventare consapevole di quello che tu non puoi non essere, anche se adesso non ne sei consapevole. Quindi non è nel modo tradizionale, stiamo cercando di imparare sempre di più e di costruire sempre di più, no. Qui è che il falso, quello che non è più, che non è vero, cade via e non è necessario che la verità arrivi, viene semplicemente svelata, cade il velo. Torniamo però a questo momento con te. Dove è arrivato tutto questo dentro di te? Quello che ho appena detto. Dici queste energie arrivano e sembra che abbiano il potere di catturare la mia attenzione e quando la mia attenzione è con loro non sono in grado di confermare quello che dici. È come se io fossi in uno stato di ipnosi, ma anche se tu fossi in stato di ipnosi, anche questo stato può essere osservato e percepito. Allora colui che è ipnotizzato, chiunque egli sia, non è fondamentalmente te, poiché lo puoi vedere, puoi esserne consapevole. Quando tu pratichi e veramente osservi quello che le mie parole significano, arrivi in modo naturale a capire che hai dato tanta energia a cose che non sono vere, non sono reali. Ho dato il potere a una finzione, a cose finte e non sono passato accanto ai fatti. C'è un fatto qui che devi realizzare, altrimenti stiamo solo parlando di fantasie, quello che credi, quello che pensi, quello che sogni, ma chi sei, chi tu sei? Quello che tu sei. Questo può nascondersi a se stesso? Può venire nascosto solo dall'idea che hai di ciò che sei. Il sé non può nascondersi da se stesso. Si possiamo dire che nel suo gioco di apparire diverso da ciò che è, da se stesso, dimentica in qualche modo se stesso. Una volta ho detto, ed resta importante, io sono ancora prima di avere l'idea che potevo dimenticare me stesso o che fosse necessario ricordare me stesso. Io sono prima che io credessi o mi venisse in mente l'idea che potevo dimenticare me stesso o che era necessario che io ricordassi me stesso. La nostra convinzione di essere la persona, di essere i nostri condizionamenti soltanto, che questo sia la realtà, crediamo che questo sia la nostra realtà, e nel regno umano intero ci sono pochissime persone che mettono in dubbio questa convinzione. È come se fosse moneta corrente che noi crediamo tutti di essere il nostro corpo, i nostri condizionamenti, ma posso dire che corpo, condizionamento sono percepibili. Allora cosa li può percepire? Il fatto è che si possono percepire, quindi ciò che li percepisce deve essere più sottile di essi. Vedi quello che voglio dire? Quindi il fatto esiste e ora devi solo dimostrartelo. Tu puoi vedere il tuo corpo, tu puoi sentire anche, e anche le cose in cui credi puoi vederle, a volte cambi i tuoi convincimenti, il tuo modo di pensare, e questo anche può essere osservato. Se questo può essere osservato, cos'è che osserva? Stanno osservando se stesse o deve essere forse che c'è qualcosa di più sottile che li osserva? Scoprite cos'è questa cosa più sottile. Il fatto è che possono essere osservate. Allora, fatelo adesso questo lavoro. Arrivano dei sentimenti, dei pensieri, ma queste cose non sono, questo non è vero.
Sono solo pensieri. Che cosa gli dà forza? E più forza in un corpo piuttosto che in un altro? È la forza con la quale ci credi. Un pensiero al quale non si crede non ha potenza. Un pensiero in cui si crede può provocare un sacco di guai, tantissime divisioni, può perfino innescare una guerra. Credere nelle cose. E perfino il fatto che tu ci credi lo puoi percepire. Questo non significa niente per te? Non ti dice niente? Non stiamo parlando di qualcosa di assoluto, ma di cose relative. Apparenti, cambiano. C'è stato mai qualcosa che sia arrivato a te e che sia rimasto? Oppure tutto va e viene, tutto cambia? Come puoi dire che queste cose sono affidabili? È una cosa che è arrivata perfino l'idea che hai di te stesso. A chi sto parlando? Chi è che sente, capisce quello che sto dicendo? Bene. Talvolta la tua mente stessa va in modalità sonnolenta quando si tratta di queste cose. A talvolta la mente stessa va in sonnolenza. Negozio chiuso. Quindi, in realtà, quello che viene detto non entra. Questo fa parte del modo di funzionare dell'identità psicologica. È come se qualcosa dentro di te non volesse che ti risvegli. È come se ci fossero delle forze che lavorano dentro di te e non vogliono che tu scopra la realtà di ciò che sei. Ma adesso vi dirò qualcosa su queste forze. Sono vecchie come il mondo, come l'uomo. E quello che tu veramente sei non puoi mai non esserlo. Perché quello è perfetto in se stesso. Siamo inseriti, messi nel regno di ciò che è apparentemente imperfetto, ma è il perfetto che disegna l'imperfetto. E questa che viene chiamata la Lila di Dio, la grande Shakti danza. Per chi danza? Se perfino colui che tu pensi di essere è dentro la danza, coinvolto nella danza. Colui davanti al quale tutto ciò compare e scompare e viene percepito senza sforzo perfino, a questo ti devi risvegliare. Che tutto questo, ci sono sensazioni che sono così sottili che non esiste un nome per loro. Non ci sono parole che possano descriverle, eppure sorgono nella coscienza. Che cosa le osserva? Cosa le percepisce anche senza sforzo? Quando inizi a portare l'attenzione su ciò che è in grado perfino di vedere l'attenzione, allora tutta la sovrastruttura delle false credenze comincia a disgregarsi e quello che rimane, non vi voglio dire cosa resta, cosa rimane, voglio che lo sentiate, che lo troviate e non dovete andare a nord o a sud o a est o ovest per trovarlo. Perché? Perché, in effetti, il sé infinito è dentro di voi. Ma voi in quanto che cosa?
Dico è in voi e voi subito pensate al vostro corpo. Ma perfino questo corpo è dentro di voi in quanto consapevolezza. È troppo? Allora, ripeti quello che hai detto inizialmente. Qual è il tuo problema? Cosa succede? Can't remember. Non te lo ricordi più? I don't want to talk about it. Non ne voglio più parlare. You being what? Tu you being what, that chi sei che non ne vuole parlare? That which sees it, but it just feels like quello che lo vede, ma, from like, ma mi sembra di vederlo space, da quello spazio. Like però non sento ancora di essere questo spazio. Lo vedi da quello spazio, ma qualcosa ti dice non sono quello spazio e quella cosa persiste. Perché quella voce che dice ma non sono quello spazio non è un semplice pensiero che appare entro quello spazio? Perché ha una forza, che guida il mio veicolo, ha in sé la forza di colui che ci crede. Facciamo presto ad accettare questo come un fatto. Il fatto, vedi, questo sentimento voglio che se ne vado e non se n'è ancora andato. E lui risponde, no, no, io non vado da nessuna parte. Tu dici di essere lo spazio, ma io resto, non me ne vado. Ah, ecco, non posso essere lo spazio perché c'è ancora quel sentire. Chi è arrivato per primo, tu o quel sentire? Sembra più naturale di quanto non lo sia il sentire, quel sentire. Beh, perché ha catturato la tua attenzione, la possiede. Può essere così travolgente il sentimento che hai che può mandare te via? Che lui può liberarsi di te? L'osservatore può essere onesto se è coinvolto sulla scena del crimine? Avevo dato una volta un esempio. Un uomo è sul marciapiede e aspetta che il traffico diminuisca e la strada sia libera, poter attraversare. Poi arriva una macchina, gira l'angolo, un'altra gira l'altro angolo e vanno a sbattere l'una con l'altra. E lui è lì che osserva. Poi arriva una donna, cioè esce una donna dalla macchina bianca e con un ombrello in mano e dà un'ombrellata all'autista della macchina rossa. E lui, che ha ricevuto un'ombrellata, cerca di strozzarla in mezzo alla strada e lei grida. Lui continua ad osservare. Poi arriva un ciclista che si butta in mezzo alla mischia e comincia a battersi anche lui. E tutta la storia finisce in tribunale. E il giudice chiama. Colui che è stato testimone di questa scena può presentarsi per favore? E lui ci va. Allora, cosa è successo? Beh, io stavo lì all'angolo e poi è arrivata quella macchina, quell'altra, hanno sbattuto l'una contro l'altra. E poi cosa è successo? Poi è arrivata la donna, è uscita dalla macchina bianca con l'ombrella e ha dato un'ombrellata sulla testa dell'altro. E poi lui ha cercato di strozzarla, lei ha cercato di sputargli in faccia. E poi cosa è successo? Beh, un uomo è saltato dalla bicicletta e si è buttato nella mischia e hanno tutti cominciato a battersi con gli altri. Beh, io non ne potevo più, vostro onore, quindi sono saltato anch'io nella mischia. Ma tu sei il testimone, aspetta, ma no, tu non puoi essere più il testimone, fai parte della scena del crimine, ti sei coinvolto, non puoi essere più il testimone. C'è un altro testimone, per favore? Sì, ce n'è un altro.
E la storia resta vera finché colui che era il testimone, finché il secondo testimone è entrato. E il secondo testimone dice, sì, beh, io stavo bevendo una birra finché è arrivato il primo testimone. E mi sono detto, no, questo è troppo. No, c'è una donna, tre uomini in questa battaglia. Allora ti sei coinvolto anche tu. Beh, ti sei coinvolto anche tu. No, no, ma poi a un certo punto ho riconosciuto che quella donna era mia zia. Allora naturalmente non ho potuto trattenermi. Stavo bevendo, continuando a bere la mia birra mentre camminavo, avevo ancora in mano la bottiglia e ho dato una bottigliata al tizio che a uno dei tizi. Bene, allora tu non sei neanche tu un testimone, perché anche tu ti sei lasciato coinvolgere. Essere osservatore, essere testimoni significa essere presenti, essere consapevoli. E per quanto tempo puoi farlo? Beh, puoi farlo finché qualcosa sorge dentro di te che è così forte di sapore, di energia, che smetti di osservare e ti lasci coinvolgere. A quel punto non sei più un osservatore. Vedete quello che intendo? È così? Finché c'è un te che osserva e questo te è una persona, il tuo modo di osservare non potrà essere impersonale. Finché tu che osservi sei la persona, il tuo osservare non potrà essere impersonale. Finché, però, se qualcosa a un certo punto è in grado di vedere che anche questo osservatore ha una parte personale, ha delle caratteristiche personali, almeno quella cosa che osserva questa situazione è più pura. Non ti preoccupare che la cosa torni, continui a tornare, resta nell'osservatore, perché è più potente il fatto stesso che tutto ciò possa venire percepito. Potrai dire, beh, ma come faccio a restarne fuori? E io ti rispondo, ma perfino colui che dice come faccio a restarne fuori può essere osservato. È possibile tutto questo? A un certo punto può sembrare difficilissimo non farsi coinvolgere, ti metti a morderti le unghie, ma qualcosa sta osservando questo e quel qualcosa non ha le unghie. Gli yogi dei tempi antichi vedevano con lo sguardo, non è questo, non è quello. Prima ero identificato con quella posizione, ma anche quella posizione parziale e personale. E quello che vedeva questo, appena qualcosa lo vedeva, si apriva uno spazio grande, molto più grande. Ma e se dici però, ma perché la cosa continua a tornare? Perché ti lasci coinvolgere? Tutto ciò che viene va, se ne va. Resta lì. Puoi avere l'impressione di aver fallito, ma resta lì. E più lo farai, più diventerà tutto più chiaro. Fino al momento in cui vedrai che tutto il gioco... Sapete che ci sono degli esseri che sono arrivati ad un luogo da dove vedono che tutto lo stato di veglia, l'intero stato di veglia, è colui che lo sperimenta, che lo vive, la cosa che viene vissuta e la funzione stessa di esperire, di fare l'esperienza, sono uno, sono una sola ed unica cosa e loro osservano quella cosa. Ma potrete dire, ma non è nostra responsabilità lasciarci coinvolgere per rendere il mondo un posto migliore? E potrai avere questo sentire e lasciarti coinvolgere fino ad un certo punto, ma allora non arriverai in quel luogo. Ogni azione ha un suo potenziale più alto. Ma semplicemente ti ci vorrà più tempo, un certo tempo, finché ti accorgerai che hai la possibilità di sognare grande, ma non hai forse la possibilità di diventare vero il tuo sogno. Poi c'è un altro che vede
Quando osservo, mi accorgo che la vita si prende cura della vita in qualche modo. Perché non lo vedevo prima? Perché colui che pensavo di essere era troppo coinvolto emotivamente, era troppo impaziente e si muoveva sempre in modo prematuro, agiva troppo presto, troppo velocemente, quindi non c'era mai la possibilità, non dava a se stesso la possibilità di osservare. Fino a riuscire a vedere che le cose spesso lasciate a se stesse si risolvono da sole. È come se tirassi la corda del paracadute troppo presto per aprirlo, quando sei ancora nell'aereo perfino. Non sei neanche uscito dall'aereo ancora. Alcuni aprono il paracadute quando sono ancora a terra. Perché? Perché la mente va in panico. E agiscono in modo prematuro per via di un'idea, di un condizionamento, che la vita sia sempre sull'orlo di andare in caos e che bisogna fare qualcosa velocemente per evitarlo. Questo è un concetto costoso, molto costoso. Dobbiamo imparare ad osservare di più, con distacco, per poter essere testimoni dell'armonia che sostiene l'universo. Non sei tu a sostenerlo, non è il senso personale di te stesso, è la pienezza di te stesso, è già un'armonia. Ma la forza della nostra identità attuale come persona non è in armonia. Con la meditazione molte cose si possono capire, che perfino sono state capite, che perfino la scienza non è in grado di dimostrare o di capire. Non so esattamente quando è stato scoperto che il mondo fosse, che la Terra fosse rotonda, ma in questo paese i meditanti lo sapevano prima, lo sapevano già da secolo, grazie alla meditazione. Mentre ancora nel mondo occidentale credevamo la Terra piatta come un chapati. Molte cose che pensiamo possono essere dimostrate scientificamente, altre possono essere conosciute interiormente. Puoi vedere tante cose affascinanti e se guardi ti accorgerai che utilizzare la mente per studiare le cose è un modo, ma non è l'unico e forse non è neanche il migliore. Non voglio deviare dall'argomento, sei tu l'argomento. Are you in a place of resolution or still there's some chatter? Sei in un posto in cui le cose si chiariscono o c'è un chiacchiericcio interiore ancora? Ho la sensazione che non è possibile. Possibile cosa? Sentirsi bene tutto il tempo. E questo lo dice la coscienza pura o lo dice qualcuno? Deve essere qualcuno, la persona. Nessuno può sentirsi bene tutto il tempo. Beh, devo un po' cambiare la frase. Solo nessuno può sentirsi bene tutto il tempo. Qualcuno non può sentirsi bene in permanenza. E perfino usare questi termini, star bene, è una scelta mediocre, è solo un pensiero, è solo un pensiero, tu stai ancora soffrendo del fatto che credi in certe idee, certi concetti che sono ancora molto attivi in te per via dell'identità. Se l'identità diventa si dissipa e subentra una coscienza più profonda, anche queste idee se ne vanno. Colui che vuole sentirsi bene
è anche un pensiero, è una costruzione di pensiero, è un'idea che hai, dai molta attenzione alle emozioni, al modo in cui ti senti, continueranno ad avere la loro, a fare la loro parte, ad avere un ruolo, ma il loro influsso sarà molto meno virulento man mano che vai. Di qualcosa. I really wanna be free all the time. Voglio veramente essere libero in permanenza. Ma tu sei libero in realtà al di là del tempo, ma il luogo dal dove parli non è stabile. E dici voglio essere libero sempre. E poi fra 10 minuti vorrai andare a colazione e i tuoi sentimenti continueranno a cambiare. Non sono stabili. Questa voce, puoi darle fiducia? No. Come fai a sapere che non è affidabile? Attraverso l'abilità di sapere. Sì, perché puoi osservare, a volte dice questo, a volte dice quello. Una coscienza più profonda, che sembra nascosta o non ancora scoperta, sta già mostrando che hai la capacità di vedere che questo luogo dal quale parli non è stabile. Come puoi identificarti con un luogo non stabile? Ecco perché non saremo felici mai semplicemente nella persona, perché la persona non è uno stato di coscienza stabile. Poi dici, sì, vedo la mia instabilità. Da dove guardi e in quanto cosa guardi per vederla? Vi sembra una cosa lontana quello che dico? Vi sembra troppo mentale? A me sembra molto pratico. L'identità sembra stabile, come se fosse quell'energia, un'energia che va e viene, ma che c'è sempre, che non vuole quello che vede che va e viene, lo osserva, osserva il movimento delle energie. Quella cosa va e viene anch'essa? No, l'osservare, il vedere non se ne va. Ecco, quindi porta l'attenzione sul vedere, sull'accorgerti. Ecco, nel luogo in cui ti accorgi, il luogo che dà la possibilità di accorgersi, che cosa contiene esattamente? Cosa c'è lì dentro? I feel lost. Non so, mi sento perso. Anche il senso di sentirsi persi viene percepito e lascerà presto il posto ad un altro sentire. Tutti questi sentimenti non sono nulla, diventano qualcosa solo perché li credi e credendoli li fai diventare veri e diventano la tua esperienza. Ora sei costretto a credere in una controidea per neutralizzare quella. Quando parli dell'essere senza, la sensazione è che posso vederlo. A volte è più uno spazio, non riesci a vederlo, ma c'è. Il fatto stesso che tu possa vedere o percepire sorge nell'essere senza stesso di cui parli. Tu sei. Dopodiché, non è solido. Beh, è solido nel senso che non cambia. Ogni volta che arrivo a questa realizzazione, ho l'impressione di trovare qualcosa di stabile, di solido. Sì, ma tu non sei stabile o solido. Tu che viaggi e pensi di essere arrivato a qualcosa di consistente, sei il relativo che cerca di catturare l'assoluto. Il tuo punto di vista, la tua posizione è sempre quella del viaggiatore, ma non trovo neanche la mia posizione, non riesco a trovare la mia posizione.
colui che viaggia verso il sé è conosciuto. Ma adesso il sé c'è? Sta parlando? No, non sta parlando lui direttamente. Quando desidera continuare qualcosa, portare avanti qualcosa, fa accadere il parlare, ma avviene entro il sé. Avviene entro il sé il parlare o il tacere. Il sé non parla direttamente. È semplicemente qui. Tu dici il sé è qui, ma non sei convinto, lo dici come un semplice pensiero. E questo pensiero stesso appare nel sé. Non può esserci capacità di sentire, di vedere, di misurare, di sapere se il sé non è già qui. Il sé è quello che si manifesta in quanto coscienza dinamica. La coscienza dinamica deve rientrare nel sé. Il sé non può essere un oggetto che viene percepito, eppure viene conosciuto direttamente. Sembra un problema da risolvere, perché tu ti metti nella condizione di qualcuno che sta cercando di capire il sé, e quel personaggio è un'apparenza nel sé. Vi ho detto l'altro giorno che San Francesco d'Assisi dice: nella ricerca della verità, quello che tu cerchi è già il luogo dal quale tu stai cercando. E io ho esteso la cosa dicendo: quello che cerca e quello che viene cercato, entrambe le cose sorgono in qualcosa che c'è già. In quel qualcosa viene visto il ricercatore che lo cerca. Questa è un'indicazione diretta. Non devi fare proprio niente di particolare per vedere questo. Semplicemente lo vedi o non lo vedi. God Paramatman made this riddle. È Paramatman che ha fatto questo, che ha creato questo problema, ma lo è solo per coloro che sono identificati e che non vedono che è un koan da risolvere. E poi di colpo ve ne accorgete. Ci riuscirete. Adesso siete un po' così. Un enigma, ecco, un enigma, non un problema da risolvere. Non si può percepire il sé con lo strumento dei sensi o della mente, anch'essi vengono visti. Pensate che questo è una parabola o un mistero? Ma è ovvio, ma non lo è ancora per voi. Una cosa non è ovvia finché non lo diventa. Ora arriverà la mente e dirà: è impossibile, stai perdendo il tuo tempo. C'è un chai buonissimo nel bar dall'altra parte della strada, e anche un satsang molto interessante dall'altra parte del fiume. Ci può essere frustrazione, ed è da lì che sorge questo tipo di cosa. Io non riesco a capire, io, e questo io che è falso. Dov'è ciò che è vero? È proprio lì da dove nasce questo io. In quel luogo si percepisce che c'è un'identificazione con l'io che credo di essere. Io coscienza considero di essere quell'io. La mia credenza è essa stessa una funzione nella mia coscienza. È così che escono le parole in questo momento. Ma tu adesso siediti e dai un po' di riposo alla tua mente. Io continuerò a parlarne, ma tu siediti. I want to say before he speaks.
prima che lui prenda la parola vorrei dire questo. Quello che condivido, quello che indico, è l'unica cosa che dobbiate trovare. Non vi sto dando uno strumento che potete usare per risolvere altri enigmi, altri misteri. Quello che indico è la fonte di ogni mistero. Direi che è la scoperta più alta, più profonda che possa esistere nel regno umano. E anche la più semplice. Se avete l'impressione che sia complessa, la verità è semplice, ma il ricercatore è complesso, per questo vi sembra complessa, perché il ricercatore ha un sacco di identificazioni, ha assorbite tante di quelle idee che hanno costruito la sua identità, è già corrotto, soffre già di distorsione, è facile da distrarre, eppure il cuore di voi stessi è il puro sé. Il nucleo è questo che deve essere svelato, tolto il velo. In questo consiste il satsang e nient'altro. Un cambiamento di comprensione. Non posso darvi il sé. Posso solo aiutarvi a togliere via il sé che è falso. Ok. Namaste, Mujiji. Namaste, namaste. Is there a permanent end to seeking? And c'è una fine definitiva della ricerca e siamo noi a scegliere. No, non sei tu a scegliere quando finisce. Ma puoi avere un ruolo nel scegliere che continui finché non arrivi alla fine. Ma arriva alla fine. La ricerca is very important. È molto importante. More important than the seeker. Molto più importante del ricercatore. Il cercare, la ricerca è viva, è qualcosa di vivo. Quando il ricercatore trova quello che cerca, quando la ricerca trova quello che cerca, allora svaniscono l'uno e l'altro. E finisce la ricerca. Colui che ricercava non diventa uno che ha trovato. Semplicemente diventa se stesso. E cioè non un ricercatore. Un ricercatore è lo strumento, è la modalità, è la sete necessaria che vi arriva attraverso la tramite la grazia, quando l'essere, la coscienza, ha urgenza di scoprire la propria sorgente. Ma deve essere già in te, se riesci a venire qua e a restare per più di un giorno o due. Ma ci sono anche delle forze che cercano di contrastare, che vengono dalla mente e sono in relazione con il senso della persona e la dipendenza da quello stato. E il nostro vero stato non ha dipendenze, è puro. Allora, c'è una fine? Sì, c'è una fine. C'è una fine che non ha né inizio né fine. It can come to an end right here for some. Può finire, arrivare alla fine proprio adesso, proprio qui per alcune persone. Proprio oggi il dubbio può cadere via. La visione, il riconoscere può avvenire, può accadere, ma a volte anche dopo questo possono tornare i dubbi. Ma nella luce del riconoscimento, del constatare, non avranno più forza in voi. E se ne andranno poco a poco. Cadranno come foglie secche. E crescerà invece la vostra stabilità, la vostra forza, il vostro potere. I'm not speaking here about religion.
Non sto parlando di religioni qui. Or even spirituality. E nemmeno di spiritualità. In un certo senso, ma solo di verità. Quindi tutti possono capirmi. The conviction in the state of personhood. L'essere convinti dello stato di persona sembra essere il proprio ostacolo. Tutto, ma è solo un'apparenza, è tutta una grande apparenza. Un grande sembra che. Parla tu. I just wanted to make sure that volevo solo accertarmi di non diventare dipendente dall'attività di ricercare. Se la tua ricerca è onesta e seria, non ti accadrà. Just like when you're hungry, quando hai fame, you might try tasting some of the food, puoi provare a provare cartone tostato, qualcosa che non sia commestibile, ma non diventerai dipendente da questo. Quando troverai cibo buono, allora ti piacerà, allora diventerai dipendente da ciò che è vero, non da ciò che è falso. È già abbastanza falso quello che ti ha portato alla sete del vero. La tua ricerca non è una ricerca unica, privata, è un movimento dell'intero universo. Proprio come un'onda. Un'onda non può decidere, ragazzi, mi sa che vado da quella parte oggi, vi raggiungo dopo. No, ogni movimento di ogni onda ha dietro di sé l'intero oceano. Il tuo desiderio di risvegliarti è un movimento universale. Può sembrare immenso, ma vuol dire anche che non sei indipendente, perché pensiamo nei termini della persona, pensiamo che possiamo essere dimenticati o trascurati, ma anche nel stato di persona sei talmente forte la tua commistione con l'intera manifestazione cosmica che non puoi essere dimenticato. Puoi tu dimenticare te stesso, il tuo sé, perché assumi la forma, i contorni che dovevi per forza assumere. Non è che hai fatto un errore. Tutti gli esseri che vivono nell'oceano sono bagnati. Tutti gli esseri che entrano nella manifestazione sono rivestiti da un condizionamento per un certo tempo, altrimenti sarebbe impossibile il gioco, che è il gioco di trascendere, guardare, fare attenzione, contemplare. A volte ti muovi veloce, a volte resti stagnante, a volte sei completamente al di là di ogni movimento. Thank you. Yes, but grazie. Now you're here now. Ma ora sei qui. Have your best shot. Let's have a go. Dai, spara il tuo colpo migliore. Why not today? Let's have a look. Perché non oggi? Vediamo un po'. Why not? Perché non oggi? Forse non accadrà, ma perché no? If I can't choose, then I just have to. Se non posso scegliere, allora devo semplicemente aspettare o stare a guardare. I can't choose when it happens. Se non posso scegliere quando accadrà, ma anche guardare è una scelta. C'è una sete, un'urgenza, qualcosa dentro di te a livello universale di cercare, altrimenti a cercare proprio questo, perché altrimenti sono tante di quelle cose da osservare nel nostro mondo, che cercare di vedere quello che non è visibile con gli occhi è qualcosa di raro. Tutti cercano cose che possono vedere e toccare con gli sensi, con la mente, ma questo precede tutto ciò, non può essere toccato con i sensi. Se togli via tutte queste cose e il ricordo di queste cose, ciò che resta non può essere tolto via. Ed è sempre qui. L'invito consiste nel scoprire questo. E non si nasconde, ma sembra nascosto. Perché noi viviamo
dentro un personaggio, dietro una maschera che pensiamo reale. Il stesso fatto che sei venuto qui è già un segno buono. Indica che la maschera si può togliere, il personaggio che nasconde il sé può essere rimosso. It's like if you imagine. È come se immaginaste un grande libro, bel romanzo, e ci sono tutti questi personaggi. Pensate che potete immaginare che questi personaggi possano avere un incontro segreto per protestare contro l'autore? A sua insaputa dell'autore. There is an awareness in you. C'è una consapevolezza in te entro la quale tutte le cose sono visibili, si possono vedere, ma solo perché desideri che lo siano. Quando perdi interesse in una cosa, non la vedi nemmeno, non la noti. Una delle cose più handicappanti che possono succedere alla mente è che diventi insignificante. E non gli presti attenzione. Attualmente diamo tanta attenzione ai nostri sentimenti e pensieri e dobbiamo esercitare il nostro livello di discernimento per trovare l'equilibrio giusto. Io non voglio lavorare in questo modo, voglio mostrarvi una via di uscita più semplice, ma la troverete solo se siete pronti, e penso che lo siete visto che siete venuti qua, ma non ignoro che avrete delle sfide. Le sfide fanno parte del clima del risveglio e ne abbiamo bisogno per avere la frizione necessaria perché avvenga il risveglio. Sentite quello che udite quello che ho detto, ma dimenticatelo anche se volete. Uno diventa completamente vuoto. Sono completamente vuoto perfino di quello che sto dicendo, in qualche modo. Qualcosa arriva allo stato zero. Non c'è paura. Nello zero non c'è paura. Ma c'è un corpo dinamico. Ci sono dei sensi, non li ho buttati via. Non dico che i sensi non sono importanti. Ho una famiglia. Ho dei familiari, diciamo. Ci sono cose che faccio, avvengono ancora, e non dico perché continuano a tornare queste cose. Ma una comprensione più profonda sa che deve, sì, sono cose che devono arrivare e muoversi. Tutto si muove all'interno di ciò che non si muove. Ogni evento, ogni accadimento è un blip all'interno dell'immensità del non accadere. Battito di ciglia. Non c'è conflitto, non c'è contraddizione, non c'è un opporsi. Da una parte c'è il tuo gioco dinamico, nel quale la coscienza è anche presente. Il nirguna è dentro il saguna. C'è tutto e non c'è da scegliere l'uno o l'altro. No, uno non cambia e l'altro è legato al tempo, al cambiamento. Finché la forza vitale, il respiro, la coscienza, il corpo esistono, ci sarà un senso di maturazione nell'immensità di ciò che non muta, entro quest'immensità. E questo è una sorta di paradosso. Forse non sono le parole giuste quelle che sto pronunciando adesso. Ascoltate l'invito la mattina? Qualcuno parli da lì, parli di ciò che ha scoperto a partire da quel luogo. È svanito quello che avete scoperto? È impallidito? Si è affievolito?
But then we say, but the mind is still there. The mind is there. Si dice poi la mente c'è ancora. Sì, c'è, va e viene. Ma quello che tu hai scoperto è andato, è venuto, state là, lasciate che la mente vada e venga, ma portate l'attenzione su ciò che non va e viene, e l'andirivieni non sarà più importante per voi, vi diventerà naturale gestirlo. Potremmo smettere proprio qui, potremmo fermarci qui se voi lo accettaste, lo riconosceste. Immaginate che quella voce di venditore voi sentiste, oh Dio mio, magari si fermasse. Beh, più desiderereste che si fermi, più vi disturberebbe. And then what happened? E poi cosa succederebbe? Oh Dio mio, stavo veramente ascoltando Muji, poi è arrivato questo tizio che ci disturbiamo da soli in questo modo. Ma quando riconosciamo che tutto questo sorge entro il silenzio, allora non vi disturba. La risata perché la voce del venditore in quel momento ha taciuto in realtà. Credete in voi stessi in quanto persona. Credete per abitudine nel vostro sé personale. E per questo motivo sembra poter nascondere, eclissare tutta l'immensità dell'impersonale. Va bene, grazie. Someone here. Qualcuno qui? Stand. Alzati. Okay, the one who stands, come. Colui che è in piedi venga. Namaste. Quando parli dell'osservatore e di ciò che osserva, per me questo stato di coscienza è come un sapere con, è sapere insieme a, quindi è sempre la, per me ci deve essere sempre un'interazione in questo stato di coscienza. Puoi ripetere? Come se questo stato di coscienza al quale miriamo, perché è molto più bello del sé identificato, ci dà questa libertà, ma sento che anche perfino questo stato è condizionato ad un'interazione, cioè tra l'osservatore e ciò che viene osservato. Chi ti ha detto di osservare l'osservatore? Ma accade? No. Finché non ne sei consapevole, non è la tua esperienza. Vedi, io ti dico tu sei il sé, ma la gente spesso dice sì, ma ci sto cercando di arrivarci. Allora vedo che c'è qualcosa che ci fa sentire che non siamo ancora il sé. E cerchiamo di indicarlo. Io non insegno cose nuove, vi indico semplicemente dove ci troviamo, tutti i blocchi che pensiamo, che consideriamo come gradini per arrivare da qualche parte, ma se poni l'attenzione su colui che vuole salire i gradini, allora ti accorgi che costui sta bene come sta. Sì, ma la mia domanda è se non c'è un stato di osservazione, ma piuttosto di rivelazione, uno stato in cui sai, non che stai osservando, ma può essere portato qui, può essere portato come, non so,
Questo soltanto quello senza limiti fa accadere il gioco delle apparenze e la percezione di queste. È la causa stessa, la radice. Non lo fa direttamente, ma è per la sua esistenza che queste cose possono accadere. Quello è lo stato naturale. E allora come nello stato umano, come si può vivere questo stato senza limiti? Come possiamo dire che viene vissuto nello stato umano? Sei sempre questo? Anche tutti i tuoi limiti apparenti possono apparire solo perché esiste questo prima di loro. È come se tu non avessi un corpo, non potresti agire, non potresti fare delle cose. Allo stesso modo non potresti essere se non ci fosse consapevolezza. La consapevolezza è la sorgente dalla quale nasce il senso di essere, il senso di coscienza e le attività legate alla coscienza. È la cosa più naturale, non è un fare, è qualcosa che è. Noi siamo questo e contemporaneamente ne facciamo l'esperienza in un corpo, perché nel luogo assoluto il messaggio, primo messaggio che nasce è la vibrazione che dice io sono, che arriva con il corpo. E questo io esisto indica la coscienza dinamica, quella che percepisce, quella che gioca, quello che sa, quella che assapora, eccetera. Quello stato di conoscenza sorge dall'assoluta ed è figlia, dico spesso, dell'assoluto. La chiamiamo il saguna, cioè è l'aspetto dinamico del nirguna che non cambia, immutabile. Capisci questo che voglio dire? Sì, sì, ma a volte mi sembra che in me coscienza e consapevolezza si mischiano. Lo sto semplicemente descrivendo. Se scelgo una parola fra quelle che abbiamo a disposizione nella lingua, nel linguaggio, potrei chiamarlo più lo stato di niente, di vuoto, più che lo stato di qualcosa. Ma se dico pura consapevolezza, lo dico perché a volte diciamo consapevolezza di qualcosa, io direi più coscienza di qualcosa. La coscienza è l'aspetto dinamico. L'aspetto saguna del nirguna, che è non dinamico, l'immutabile. E questo non è un aspetto, non lo chiamerei un aspetto, è la totalità. Ma in qualche modo si manifesta con un nome, una forma, un tempo, un cambiamento, un'azione, un agire nel campo che chiamiamo saguna prama. Mi dispiace se non conoscete questi termini, ne riparlerò più in là, ma è una cosa semplice, c'è un silenzio, un'immutabilità dentro di te, c'è un'attività dinamica di pensieri, sentimenti, di movimenti e puoi dire che sei entrambe le cose. Il movimento cambia continuamente, non è mai del tutto stabile, ma è osservato da qualcosa che è totalmente stabile. In realtà non è neanche osservato, è semplicemente percepito. Grazie. Una persona ancora? Namaste. Namaste. You say... Tu dici che dobbiamo togliere la maschera, uscire dal personaggio. Io dovrei togliere la mia maschera? Quale? Quella dietro o quella che porti? Ecco. Vengo dalla Cina. Sono felice di essere qui e di assistere al tuo insegnamento. C'è davvero una grave malattia in Cina che si chiama il coronavirus e la maggioranza delle persone della Cina stanno soffrendo delle conseguenze di questa malattia e hanno molta paura. Quindi in questa situazione, quando
or other kind of this serious this communication disease, what we can do? Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare perché la paura è nella natura umana? Allora, che cosa possiamo fare? Beh, in realtà la paura è molto più grande di ciò che sta veramente accadendo. La paura è buona per allargare la nostra coscienza, perché tutti coloro che vengono a conoscerla possono evolvere anche grazie a questa paura. Non è rilassiamoci perché ci saranno pochi casi. La paura è globale, è internazionale, è in tutta la Cina, ma coloro che saranno colpiti sono pochi. Ma la paura è molto estesa, più del virus. Allo stesso modo, nella nostra cultura, l'ignoranza è molto diffusa. Eppure, contemporaneamente, quello che ignoriamo è omnipervadente. Quello che ignoriamo è ovunque presente, permea, compenetra tutti coloro che invece vivono l'ignoranza, sperimentano l'ignoranza. Puoi vivere l'ignoranza, ma non puoi vivere la verità in qualche modo, perché il sé non è un'esperienza che un te puoi fare. Tu sei l'esperienza del sé. E per via di questo fai l'esperienza di altre cose. Ho dato l'esempio di un coltello che può tagliare tante cose, ma non può tagliare se stesso, perché è uno. Ho fatto anche l'esempio di una bilancia che può pesare tante cose, tanti oggetti, ma non può pesare se stessa. O gli occhi che possono vedere tante forme, ma non possono vedere se stessi. Ma qual è lo scopo di tutto questo? È la stessa cosa per te. Tu, essendo te stesso, non puoi vedere te stesso. Puoi vedere un'idea che hai di te stesso, ma non puoi vedere te stesso. Puoi essere soltanto te stesso, e già lo sei. Ma questo è difficile da riconoscere quando abbiamo abbracciato il corpo-mente in quanto nostra identità, e in quanto crediamo che il nostro vero sé è qualcosa che dobbiamo trovare da qualche parte. Ecco perché parlo di San Francesco d'Assisi quando diceva: quello che tu cerchi, stai cercando, è già da lì che stai cercando. E io dico anche che perfino l'idea, insomma, il sé è già qui, ma abbiamo un'idea di noi stessi che non è vera, che io, ricercatore, devo trovare il sé. E quest'idea il sé già la conosce, già la percepisce. Ma questo come fate ad accettarla, a riconoscerlo? Potete, basta poco a volte, è solo un click. E di colpo alcuni vedono, mentre altri pensano: no, assomiglia troppo a un enigma, la mia mente non ci arriva. Ma perché chiedete alla vostra mente di fare la cosa? Tutto ciò che appare entro la vostra mente, come pensieri, sentimenti, è tutto spontaneo. Ma voi non siete consapevoli, perché voi vi definite qualcos'altro e pensate che quello che definite voi stessi troverà il vostro vero sé, che invece è già qui e che siete già. In realtà è tutto un gioco, ma molti non lo trovano buffo, quindi non voglio dire gioco. No, in realtà non è da ridere, ma tu sei quello. Tu sei quello in cui tu sei ciò in cui viene percepito la tua ricerca di trovare te stesso. Oggi devo parlare così. A volte vado a pesca e non pesco niente, non ci sono pesci da acchiappare, ma conoscono l'amo e l'esca. Il mio amo e la mia esca, ma altre volte arrivano in tanti frotte di pesci e mi servono addirittura delle reti, perché catturarli ad uno a uno ci vorrebbe troppo tempo. Questi satsang sono con una rete. Tutti questi pesci sono svegli, sognanti,
si trovano comunque nel mare del samsara. And don't take like today, maybe it feels like I still magari oggi vi sentite, oggi sono ancora confuso, va bene anche se vi sentite confusi, ma quello che posso dirvi è anche se ti senti confuso adesso, c'è comunque la grazia che sta lavorando in te, il fuoco è stato acceso, sei già nel minestrone divino, nel minestrone di Dio, stai cuocendo anche se non ti sembra che la temperatura sia molto alta, la grazia ti sta cuocendo, non guardare i tuoi pensieri, la tua mente, no, non significa niente, tutto ciò diventerà molto piccolo, si ridurrà di molto, presto. That in which even silence, ciò in cui perfino il silenzio viene percepito, but itself is not perceived phenomenally. Ma non può essere percepito a livello fenomenico, questo tu sei. That in which even ciò entro cui perfino i nostri dubbi, la nostra agitazione, la nostra ansia si manifestano in modo sporadico, momentaneo e vengono percepiti, non può essere toccato neanche con un dito sfiorato. Questo è te stesso, il tuo vero sé. Ma tutte le idee alle quali ci afferriamo con la nostra identità attuale, alle quali siamo leali alla nostra identità, alle nostre idee, e questo rende la tua ricettività più difficile, ma la grazia sta lavorando anche su questo e ci rende più permeabili. You ask how I can remove the mask. Chiedi come faccio a togliere la mascherina, la maschera, il personaggio. Sei consapevole della maschera e la togli. Come fai a togliere la maschera della persona? You don't have to take your face off. Non è necessario che tu ti togli la faccia. Come si fa a togliere la maschera della persona? Capendo che è solo un fenomeno nel quale credi e che entrambi, la maschera stessa, la credenza nella maschera e colui che crede nella maschera sono tutti fenomeni, mentre ciò entro il quale vengono visti, quello è il sé. Non è lontano di un micromillimetro da te. Tu in quanto cosa? Tu in quanto il sé. Something is going to happen. Qualcosa accadrà in questo luogo? Non so, presto. Vi aprirete come un uovo che è stato covato abbastanza. E non verrà fuori un pulcino. Dovete sbocciare. Dovete uscire dall'uovo, non è qualcosa che farete voi, ma ne farete l'esperienza, sarà vissuto nella entro la vostra natura vera. Ogni giorno, mentre si ascolta l'invito, qualcosa bussa al nostro cuore da dentro, ma la mente dice, mi sembra che mi sto avvicinando. E il convincimento di colui che viaggia verso la verità è che questo sta accadendo, ma ad un certo punto tu vedrai che anche il viaggiatore è un'idea che è nata in te che sei colui che è al di là di ogni idea, di ogni idea. Questa è la verità definitiva, la verità suprema, non è un pezzo di verità, un segmento, è la verità assoluta. Beyond all conditions. Al di là di ogni condizione. The truth cannot be an object.
La verità non può essere un oggetto, perché se fosse un oggetto, allora avremo adesso delle risposte soggettive molto diverse fra loro. Nel mondo dinamico, nel mondo della dualità, nel campo della dualità, è come se noi che siamo il puro sé, avessimo assunto una soggettività secondaria come persona. La persona è una modalità della coscienza che si comporta come il sé soggettivo e nel mondo oggettivo. Il soggetto sono io, il mondo è l'oggetto della percezione. Ma nel vedere reale, vero, autentico, questo, il soggetto, il mondo fenomenico, sono tutte apparenze. Sono tutte una sola apparenza. Non spero che vedrete questo immediatamente. Quello che dico, cerco di dimostrarlo, ma voi ne diventerete la prova vivente. Non voglio dimostrarlo a voi e poi voi lo dimenticate. Voi non potete dimenticare, credete di dimenticare il vostro sé. Quindi il dimenticare il vostro sé è un'illusione, perché voi siete il sé e credete che siete qualcosa che la mente ha creato. Questo deve finire. Deve finire, e se aspettasse a me decidere, finirebbe subito. E non è che scompariamo, scompariremo e la polizia ci cercherà ovunque. Se non scomparsi nel Swatantrananda Ashram, nessuno li ha più visti. No, no, svanite in quanto idea sbagliata di voi stessi. Dentro, fuori, avete un numero. Cioè, fuori avete un numero, dentro siete zero. Fuori avete una data di nascita, dentro niente. E questo niente può far paura alla mente, ma è la totalità di tutto ciò che appare e scompare. Ed è al di là di tutto ciò. Non voglio descriverlo troppo perché la mente afferra tutto quello che viene detto per trasformarlo in un film hollywoodiano. Invece è semplice, è felice, è in pace. È l'aspetto più felice, universale del vostro percepire. Il sé non è cinese, non è europeo né africano o indiano, niente di tutto ciò. Questa è la nostra forma per adesso. Il senza forma si muove all'interno della di una forma, per un po'. Per la sua stessa gioia. Non è una prigione, è per la sua gioia. Però ci sono strati di gioia diversi. Good for now. Va bene per adesso. Thank you. Okay. I read something a little bit, I think. Ora vi leggo qualcosa. Today I read something maybe from Avadhut, from the Avadhuta Gita. Cosa dell'Avadhuta? Prima leggevo dell'Ashtavaka nei giorni precedenti, adesso alcune parole della Avadhuta Gita. Non comincio all'inizio, non importa dove la si prende. L'Avadhuta dice: dentro di me non c'è nulla che sia impuro come l'attaccamento, non c'è dolore fisico. Capite che io sono il sé, io sono l'unità stessa, sono vasto come lo spazio, ampio come il cielo sopra di noi. L'Avadhuta non parla di un sé personale, parla da parte di tutti i sé quando arrivano a realizzare chi sono.
Oh mente, amica mia, a che serve parlare tanto? Oh mente, amica mia, tutto questo è stato chiarito bene. Ti ho detto quello che so è vero. Tu sei la realtà suprema. Tu sei libera come lo spazio. La tua sorgente. Di questo parla, di tutto, la sorgente di tutto ciò che emana, quello che appare può essere molteplice, ma non è stabile. E l'Avadut è colui che è andato alla sorgente, parla dalla sorgente. Dov'è la sorgente? Tu sei la sorgente, anche tu. Non ha importanza dove potrà morire lo yogi, né come potrà morire. Egli viene assorbito nell'assoluto. In quanto come lo spazio che si trova dentro un recipiente viene assorbito dallo spazio esterno quando il recipiente si rompe. Quando muore un essere risvegliato, se muore vicino ad un fiume sacro o la casa di un intoccabile, cosciente o no, al momento della sua morte, lui si unisce alla coscienza, all'unità, si fonde in essa. Tutti i doveri, le ricchezze, la liberazione, tutti gli oggetti, la gente del mondo, tutto agli occhi di colui che è sveglio, è come l'illusione dell'acqua in un miraggio in mezzo al deserto. Non vi è azione né nel passato né nel presente né nel passato che sia stata compiuta o di cui io abbia gioito. Questo lo so senza alcun dubbio. Ciò che è non partecipa a rituali o a nulla del genere, è sempre ed è la ragione per la quale le altre cose appaiono e splendono. L'Avadut, il risvegliato, vive da solo in una capanna vuota, con una mente pura, tranquilla, è sempre soddisfatto, si muove nudo e libero, consapevole che tutto ciò è solo il sé, questa danza è solo il sé unico. Di nuovo, l'Avadut vive da solo in una capanna vuota, puoi considerare che sia questo corpo piuttosto che un edificio. E con una mente quieta e pura, è sempre soddisfatto, si muove nudo, libero, cioè vuol dire non possiede niente ed è libero. Forse ci sono delle cose, ma nulla lo possiede e non vede difetti in tutto ciò che è. Si muove semplicemente entro la purezza del proprio essere. Né il terzo stato del sonno profondo né il samadhi esistono dove lui si trova. Tutto viene sentito come il sé. È solo il sé. Non c'è nulla che sia giusto o sbagliato. Non c'è prigionia, non c'è libertà. In quel posto, in quel luogo bisogna vivere. Sono semplicemente alcune parole. Dell'Avadut. The self il sé appare come mondo animato e inanimato, eppure rimane sempre nel suo stato di quiete, di pace, e sempre consapevolezza pura, quieto come il cielo infinito, sereno. Molto bene. Sometimes I find that talvolta mi sembra che so much scopro che si svolge un satsang
E bisogna dire molte cose ed è importante che mentre parlo, forse c'è una difficoltà ad assorbire, ma va bene, voi siete presenti qui, anche se la mente fa casino, non importa, non ha nessuna importanza, lasciate la cosa a Dio, lasciate tutto alla grazia, la grazia si occupa di tutto, si prende cura di tutto. Ad un certo punto inonderanno il vostro essere ondate di illuminazione. Non badate se vi sembra per un momento la mia testa si sta faticando, fatica. Non preoccupatevene. Avaduta Yugana Yugana Ham Yogi Avaduta Yugana Yogi, Yogi, Yugana, Yugana, Ham Yogi. Ave na jaye, mite na. Sabada anahat bhogi avaduta yugana yugana ham yogi ha yogi sab रूप सरूप रूप सरूप अरूप दिखा के हम ही में हम तो खेले अपनी मढ़ी में अपनी मढ़ी में आप ही डोलूं खेलूं सहज स्वइच्छा हाँ
yogi yugana yugana ham yogi ha yogi yugana yugana ham yogi. Yeah.
Thank you.